Buongiorno e benvenuti al consueto punto quotidiano sui dati dell'epidemia Covid-95. Andiamo subito a vedere i numeri aggiornati a ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati quasi 700 nuove vittime in Italia e quasi 6.000 nuovi casi positivi. Sono numeri molto, molto grandi, più grandi dall'inizio dell'epidemia. E come vedete, l'Italia è tuttora il paese con il maggior numero di casi e di vittime, in questo momento nel mondo. Gli altri paesi, però, almeno per il numero di casi, cominciano ad avvicinarsi a noi. Gli Stati Uniti ormai hanno un numero di casi giornalieri simile al nostro, e anche la Germania ha numeri molto elevati. Quello che però differenzia l'Italia dagli altri paesi è sicuramente il numero di morti, che si misura con un numero che si chiama tasso di letalità, o CFR, cioè il rapporto tra morti e casi registrati in un paese. Se lo andiamo a esaminare nei vari paesi è molto diverso. L'Italia ha un tasso di letalità molto più alto negli altri paesi, è più alto che in Cina ed è molto più alto anche rispetto alla Germania, che è un paese con un profilo di età simile al nostro, perché l'età è stata presa spesso in considerazione per spiegare questa differenza. La cosa più interessante è che il tasso di letalità è molto diverso anche da una regione all'altra. Come vedete, in Lombardia è elevato, mentre invece in altre regioni, come le regioni del sud, il tasso di letalità è molto più basso. Come si spiegano tutte queste differenze? In parte abbiamo detto l'età, ma l'età non può valere per spiegare le differenze enormi che ci sono tra l'Italia e la Germania, tra stesse regioni dello stesso paese come l'Italia. Cosa vuol dire allora che lo stesso virus ha un tasso di letalità così diverso? Probabilmente si spiega col modo in cui vengono raccolti i dati. Il tasso di letalità è il rapporto tra il numero di morti e il numero di casi registrati, ma il numero di casi registrati può essere molto diverso in percentuale in due regioni anche molto simili come la Lombardia e il Veneto, che stiamo qui vedendo a confronto. Probabilmente un'ipotesi molto plausibile è che in Lombardia il numero di casi sospetti sia così grande che si fa fatica a sottoporre tutti a tampone, a testarli tutti, e questo vuol dire che dai dati della Lombardia sfuggono molti casi non gravi. Come vediamo, le colonnine che ci dicono la distribuzione per gravità dei casi in Lombardia e in Veneto sono molto diverse, e questo probabilmente deriva dalla difficoltà di riuscire a testare così tanti casi in Lombardia. Questo significa che i dati sono meno significativi di prima? In parte sì. D'altra parte, questo vuol dire che i dati ci dicono ancora qualcosa, ma dobbiamo essere capaci di interpretarli alla luce del contesto. Quindi un'analisi dei dati oggi è ancora più importante di prima, e quindi torneremo a farla anche nei prossimi giorni. Grazie.